uno dei successi più duraturi della Rai, ma Don Matteo ha rischiato di nascere in casa Mediaset. Le avventure del parroco con il fiuto per le indagini erano state proposte al Biscione dallo stesso Terence Hill, leggermente modificate, il prete in questione era un paracadutista, ma l'azienda gli chiese di pensare ad altro perché il prodotto rischiava di essere troppo simile a qualcosa che la Rai aveva già in programma. L'episodio lo ha raccontato lo stesso Terence a Stracult, ma intorno alla nascita di Don Matteo e alla sua identificazione con l'attore che lo ha reso celebre, le coincidenze non finiscono qui. La Rai, in effetti, già alla fine degli anni 90 stava lavorando all'idea di una serie TV incentrata su un parroco di paese, un'idea vincente che poi solo per puro caso venne sottoposta a Terence Hill. Le prime scelte Rai per interpretare Don Matteo erano state infatti Lino Banfi e Giancarlo Magalli. Il presentatore dei Fatti Vostri lesse anche la sceneggiatura, ma poi si fece scoraggiare all'idea di passare 8 mesi a Gubbio per le riprese. Terence Hill invece prese l'occasione al volo, anzi al posto di un volo, se ci passate il gioco di parole. L'attore stava infatti per tornare in America quando lesse il copione di Don Matteo e lo apprezzò. Non era la prima volta che interpretava un prete, perché già nel 1983 era stato Don Camillo nel remake del famoso film, tra l'altro diretto da lui. Secondo Terence, la Rai lo scelse proprio perché lo aveva già visto con la tonaca, ma la scelta fu più azzeccata per entrambe.